E questa era Up, stupenda, qui su Radio Roma Futura, la tua radio di intrattenimento, ore 18:10. Ritorniamo dopo questa doppia pausa musicale, appunto, con Ligabue, con Siamo Chi Siamo e poi Up di Demi Lovato. Allora, parliamo un po' di quello che riguarda le pagelle di ieri, perché comunque c'è stato tanto da dire anche per quello che riguarda gli atteggiamenti in campo. Ovvero qualcuno ha dato il massimo, qualcun altro ha dato il massimo, qualcuno troppo poco, insomma. Adesso andiamo nel dettaglio, perché affrontando le pagelle vediamo che comunque ci sono dei voti da rivedere, dei voti da analizzare. Per esempio partiamo dal portiere con Moroni. Allora, Moroni che ci ha lasciato oggi in trasmissione, però ripeto, ha avuto degli impegni improvvisi. Moroni, una buona partita, anche se troppe disattenzioni forse nel primo tempo, tanta sfortuna e comunque purtroppo a causa anche della sconfitta non raggiunge la sufficienza, purtroppo viene anche superato dal portiere avversario, quindi questa settimana purtroppo l'insufficienza arriva per il nostro Davide Moroni, voto 5. Passiamo invece alla difesa da rivedere anche qua, però voglio partire da Fioravanti, perché Fioravanti è stato il migliore in campo, quindi lo mettiamo subito tra i migliori in campo. Fioravanti ieri ha giocato una buona partita, quindi ci possiamo anche tenere su un buon voto, dai, un voto che anche per meriti del gol, secondo me si può anche un pochino essere generosi, e quindi diamo un bel 7, un bel 7 per quello che riguarda Fioravanti. Anche se in fase difensiva ha perso moltissimo, devo dire la verità, sennò il voto sarebbe salito molto di più. Per quello che riguarda Galli purtroppo partita insufficiente, non raggiunge la sufficienza, anche per lui purtroppo serata da dimenticare, voto 5. Per quello che riguarda invece Sterpa bravissimo, mister dice bravissimo, però comunque tanto cuore, tanto coraggio, è uno dei pochi a salvarsi, secondo me comunque possiamo anche tenerci. C'era un calcio di rigore su Sterpa, lo voglio sottolineare ancora una volta, però comunque dai, per quello che riguarda che il cuore e il carattere raggiunge la sufficienza, quindi gli mettiamo un 6 e mezzo. Per quello che riguarda invece Copparoni, purtroppo devo dire che Copparoni e Pratico questa settimana hanno steccato la partita, nonostante comunque sono mancati loro due, ma nonostante anche tanti assist, tante belle azioni da Copparoni parte di Copparoni. Era anestetizzato io. Esatto, infatti era anestetizzato, quindi e anche qua ci manteniamo. Purtroppo per Copparoni voto 5 e mezzo, quindi non raggiunge la sufficienza, mentre Pratico partita completamente da dimenticare, finisce al quinto minuto del primo tempo, quindi voto 4 e mezzo per Pratico purtroppo. Siamo stati anche generosi a dare un mezzo voto in più a Pratico, devo dire la verità, perché se no io adesso non lo metterei poi così in croce, insomma. Sì, è vero che la domenica ha sbagliato una partita, si è dedicato allo Zumba ieri sera era poco in forma, quindi ha sbagliato la partita, ma insomma adesso non vorrei metterlo in croce e crocifiggerlo. No, sai cosa, da un giocatore come Pratico, che comunque è il miglior giocatore del campionato, ti aspetti sempre il massimo, quindi purtroppo quando stecca una partita è alla fine. Ma io infatti ho sottolineato questo particolare prima, ieri sera è mancato se non al 50% anche forse qualche cosina in più, però voglio dire, le colpe non sono chiaramente le sue, perché è colui che fa la differenza quando giochiamo, insomma, no? È una cosa, diciamo, che ripeto, ci può stare che una partita la possa steccare. Colpa dello Zumba, e questa adesso la prossima volta ne parleremo in discussione. Andrea, allora parliamo invece, chiudiamo con Sozio, che ha giocato una partita anche come Beh, il voto di Sozio io direi che lo posso dire il presidente, perché insomma facciamo dire al presidente questa volta, vediamo se siamo. Ma io invece passerei l'assist al mister non può, no, non posso, sai. Allora Sozio, devo dire che il gol di tacco è stato un gol insomma di d'autore, però insomma tutto sommato
Attenzione, perché ci scrivono che Paolo Galli è raccomandato. Un 6 e mezzo. Chi l'ha scritto? Ci scrive un nostro ascoltatore che salutiamo, Maurizio, ha scritto: Paolo Galli è raccomandato. Come rispondi, mister? Paolo Galli, io volevo, ne stavo pensando prima quando stai leggendo la pagella di Paolo Galli. Paolo è molto bravo, dovrebbe mettere un pochino più di pepe nelle sue prestazioni, qualche volta pecca di carattere mentre gioca, ieri anche perde la palla, non insegue, dovrebbe essere più cattivo e sarebbe perfetto. Paolo è bravo, lo sappiamo tutti quanti, io l'ho trovato come centrale di difesa. Ma perché questa raccomandazione? Cioè, non si capisce. Si dice Paolo Galli è raccomandato, quindi non lo... Io... Raccomandato da chi? Non lo so. Da chi poi? Io so solo che Tacelli è raccomandato, perché me l'ha raccomandato il presidente, qua mi ha detto fallo giocare per forza. Giocare per forza, quindi già. Tacelli non interviene, io lo aspetto sempre. Non interviene. Ma vogliamo sentire dal presidente appunto questo voto di sozio? Sul voto di sozio. Sì, dicevo appunto un 6 e mezzo. Di stima, mi sembra un po' di stima, 6 e mezzo di stima. Diciamo 6? 6 più. 6 più. 6 più. Vabbè, il mister da 6 più, il presidente da 6 e mezzo. Però quel gol, insomma, di Dacco. Che non abbiamo visto, tra l'altro. Siamo distratti in quel momento. Esatto. Troppe confusioni in panchina. Passiamo al voto del mister Angelini. Mister Angelini che è qui presente, insomma. Mister, se ti dovessi dare un voto. Se mi dovessi dare un voto per ieri, direi... Teniamoci basso. Direi 5, perché anche 4 e mezzo, perché non ho saputo trasferire alla squadra le mie intenzioni quando ho messo Andrea in mezzo al campo. Quindi io un 5 me lo darei sicuramente, perché là è stato l'errore, anche se lo rifarei, anche se so che tu non condividi, ma io rifarei quella mossa ancora una volta anche adesso. Ok, io non condivido, però non mi sono sentito di dare un 4 e mezzo perché forse era troppo cattivo, però il mio voto sarebbe 5 e mezzo e comunque ecco, a questo punto ci domandano, ma qual è l'obiettivo del Borussia Roma? Beh, l'obiettivo non è che adesso ci possiamo nascondere, visto che siamo secondi, eravamo primi, l'obiettivo è quello di vincere il campionato. Siamo venuti dalla Serie B e per vincere, per entrare nei primi tre, adesso in questo momento siamo secondi, direi che l'obiettivo è vincere il campionato ed è alla nostra portata. Quindi presidente, l'obiettivo del Borussia Roma? Già l'altra volta sottolineai la speranza di arrivare nelle prime tre posizioni. È più ambizioso l'obiettivo di mister Angelini, che punta alla vittoria del campionato. Io spero che insomma arriviamo tra le prime posizioni. Speri di fare la doccia? Spero di fare la doccia con i ragazzi, magari con questa vittoria in campionato. E quindi sì, l'augurio è quello di arrivare primi a questo punto, insomma. Ce l'abbiamo, le potenzialità le sfruttiamo. Ci si può arrivare. Comunque noi facciamo l'ultima pausa musicale, perché come ogni puntata dobbiamo ritrovare una hit del passato meravigliosa, la hit del passato, visto che stiamo per affrontare un po' l'argomento Amarcord, quindi chiudiamo questo argomento del Borussia Roma per oggi, per quello che riguarda la partita di ieri, insomma augurandoci che la settimana prossima possa arrivare un grande risultato, una grande reazione. Noi ci sentiamo adesso una grande hit del passato, ovvero Barry White con Let the Music Play, e poi un'altra che è una hit di oggi, ma lo annunciamo dopo che l'abbiamo ascoltata, meravigliosa, qua su Radio Roma Futura, e noi ci sentiamo appunto dopo questa meravigliosa canzone di Barry White, Let the Music Play. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Oh,
Not be in there, but say.